Allora, con Davide Maccagnan, un campione di questa disciplina della canoa discesa, Davide ha 31 anni, l'anno scorso era con la società sportiva di Vigili del Fuoco, quest'anno con il Val Brenta Team ASD, qui a Valstagna, e si allena sempre qui a Valstagna. Davide, tu sei di Fonzaso, ma il Brenta, insomma, è la tua patria, eh? Sì, diciamo che io sono cresciuto nel Brenta, praticamente è la mia palestra, e anche se sono di Fonzaso, mi alleno comunque nel lago di Arcier, stupendo, ma comunque l'allenamento pratico immediato alla gara resta a Valstagna perché è proprio la patria della canoa in Italia, è fondamentale Valstagna per tutti, insomma. Un'acqua mossa come c'è qui sul Brenta non la trovi tanto facilmente sulle Alpi o in giro per il mondo. Beh, per il mondo sì. Esatto, soprattutto in questo periodo invernale Valstagna è fondamentale perché dà sempre l'acqua più o meno costante, ma ci si può allenare proprio tutto l'anno. Invece in molti altri posti, come in Trentino o nella Valtellina, il periodo invernale è più complesso come allenamento, non ci si riesce sempre, insomma. Ecco, spezziamo una lancia per questo sport, che è uno sport semplice, bello, aria aperta, natura, no? Fiumi. Insomma, a tutti questi ragazzi che ci ascoltano anche qui sui canali di Sport Vicentino, da Vicenza, da Padova, da Bassano, da Schio, dalla Pedemontana Vicentina e Trevigiana, potrebbero venire su qua a Vastagna, no? È semplice, non costa tanto, è uno sport economico. Certo, è uno sport salutare, appunto molto bello, dà molta adrenalina anche e sì, se vogliamo molte società mettono a disposizione anche materiale, appunto provare non costa nulla, io sarà che sono di parte ma lo propongo molto volentieri e anzi più siamo meglio è. Certo, questo sì. E tu che sei ai vertici di questa disciplina della discesa fluviale, quest'anno hai intenzione ancora di impegnarti, sei stato campione italiano nel 2016, sei arrivato secondo anche l'anno scorso, adesso quest'anno con Val Brenta Team ASD. Sì, quest'anno io mi porterò un po' più avanti nella stagione, diciamo, perché si suddividerà in due appuntamenti, appunto, con maggio, giugno ci saranno i campionati europei, appunto, per scelta mia non parteciperò, e mi porterò da luglio in avanti, che ci saranno le selezioni, appunto, e i campionati italiani nella stessa gara. Perciò da lì si vedrà, ma il mio obiettivo principale sicuramente sarà a fine settembre, che sono i campionati del mondo assoluti. Perciò vedremo di portare in Italia qualche buon risultato, singola se possibile, ma nella gara a squadre si può davvero far bene perché tutti i ragazzi della nazionale stanno crescendo davvero bene, siamo un buon team e nulla dobbiamo lasciarlo al caso, vediamo di mettercela tutta, insomma. Insomma, forza e buone pagaiate qui sul Brenta. Sì, oggi appunto stiamo facendo un test, il primo dell'anno, e siamo messi bene, diciamo, appunto da molto tempo non ci si trovava tra tutti i colleghi, tra virgolette, però vedo che tutti quanti siamo messi alla grande, dai, come appunto la stagione è ben più avanti, come punto di partenza non è assolutamente male.